andiamo a vedere adesso come dobbiamo comportarci invece quando andiamo proprio a fare la colata di resina. Questo ce lo mettiamo qui. In uno dei tanti kit che ho acquistato per gli stampi in resina mi sono arrivati anche questi bicchierini in silicone. Sono ottimi rispetto ai bicchieri normali perché mi permettono innanzitutto di fare una piccola colata, ma poi mi permettono ad asciugatura completa della resina, si comporta proprio come uno stampo, quindi io ci stacco l'eccesso e il bicchierino rimane integro e pulito. A differenza magari dei cilindri graduati che arrivano compresi con la resina stessa, infatti sto meditando di acquistare qualcuno un po' più grande. Muniamoci di un bastoncino di legno, vi dico già subito di legno perché quando andremo a mescolare i due componenti insieme si creeranno delle piccole bolle, piccole o grandi in base a come lo mescolate. Quindi è importante anche la tecnica di miscelazione della resina. Quindi non di plastica ma di legno, perché si è visto nel tempo che il legno è quello che fa realizzare meno bolle e non abbiamo bisogno di altro al momento. Quindi andremo ad effettuare una colata da 20 ml, ossia 10 ml di componente A più 10 ml di componente B. Meglio ancora se utilizzate delle bilance di altissima precisione, ci sono delle bilancine così piccole fatte apposta per la resina o comunque per i bicomponenti. Non costano tantissimo, se volete comprarli potete farlo, io vi faccio vedere la soluzione più economica, che è quella dei cilindri graduati. Purché sappiate essere estremamente precisi nella dosatura del prodotto, cioè se c'è scritto 10 ml, 10 ml di A, 10 ml di B, ragazzi, devono essere esattamente 10 e 10. Non possiamo andare ad occhio con la resina, perché rischiamo di buttare veramente tanto materiale. Adesso, per evitare di sprecare prodotto, vado a fare la prima miscelazione all'interno direttamente del bicchierino. Come si fa? Allora, innanzitutto non si gira mai solo in un verso, ma è preferibile girare in più versi. La caratteristica della resina non è quella di dare due girate, vedere che è tutto amalgamato e iniziare la colata, assolutamente no. Ci dovete stare su almeno, dico poco, ma 5 minuti a mescolare. E mescolare inteso come andare a pescare in qualunque punto delle pareti e del fondo del contenitore che la contiene, per fare in modo che si mescoli davvero la resina in tutte le sue parti. C'è un trucchetto per evitare le bolle o comunque la comparsa di eccessive bolle. La prima è quella di mescolare veramente con garbo, piano piano, e dopo la miscelazione lasciare 2, 3, 4 minuti riposare la resina di modo che le bollicine più piccole salgano su in superficie e vadano via. Un'altra è quella di andare a lavorare a bagnomaria, ossia prendete un contenitore anche basso, ok, un piattino, ci mettete dentro dell'acqua calda, ci poggiate il contenitore con la resina e andate a girare, ok? Quindi fate i vostri comunque 4, 5, 6 minuti di mescolatura. Mescolate e vi accorgete, con l'effetto dell'acqua calda, che la resina si scioglie. Si scioglie significa che non sarà più così gelatinosa, ma diventerà praticamente liscia come l'acqua. Questa è una tecnica molto usata quando si deve andare a colare la resina all'interno magari di fori molto piccoli, perché è molto più semplice far scendere all'interno di un piccolo foro una colata di acqua piuttosto che una colata di gel. Io adesso sto girando molto piano e come vedete ogni tanto cambio il verso, cambio il movimento e vado a grattare, non so se si sente, le pareti del contenitore. Quindi mescoliamo per bene il tutto. E questa è una cosa che non potete evitare di fare, non potete evitare di passare quei 5-6 minuti a mescolare la resina, perché poi praticamente ve ne comprometterà tutto quanto il risultato. Per risultato compromesso significa che la resina non tira, non catalizza. Magari vi rimarrà
oggetto plasticoso, ok, anche se compatto e asciutto, quindi che non si attacca alle mani, però morbido, come lo stampo, ok, in questo modo. Ma non è quello il risultato della resina, perché la resina diventa dura come il vetro. Io adesso, mentre parliamo, ho perso il conto di quanti minuti sono passati, quindi giro un altro po'. Girando piano piano, comunque ragazzi, la formazione delle bolle è veramente minima, cioè proprio trascurabile. Il tipo di colata che faremo adesso sarà una colata in due tempi. Vuol dire che faremo un piccolo strato, aspetteremo qualche ora che catalizzi, andremo a decorare la superficie della prima colata e ci applicheremo su una seconda e ultima colata. Quindi avremo un effetto poi di riempimento all'interno della resina. E in questi video, come vi farò vedere dopo, andremo anche a parlare con cosa si riempie più spesso la resina. Se la fate trasparente, di solito si riempie con glitter, pagliuzze, foglie oro e argento, fiori, tanti fiori. Ne avete viste sicuramente, perché se vi affacciate al mondo della resina siete già andati a guardare qualcosa su Instagram, Pinterest e siti simili. Ma dentro ci si mette praticamente di tutto. Quando lavoriamo con prodotti vegetali, la prima accortezza è quella di andare però a fare in modo che quello che andiamo ad inserire all'interno sia totalmente privo di acqua. Quindi se è un fiore deve essere completamente asciutto, secco. Non ci possiamo mettere un fiore fresco, deve essere completamente secco. E dedicheremo un video praticamente tutto a queste tecniche di essiccazione dei fiori. Quindi, come vedete, sarà proprio un ciclo di video dedicati a tutto tondo a questo tipo di mondo. Credo che i nostri 5 minuti siano trascorsi. Adesso lasciamo un secondo riposare la nostra resina e mi vado anche a mettere i guanti.